per quanto riguarda i ticket, ragazzi, ancora non abbiamo idea a che cosa serve. E salve leggendari e bentornati sul mio canale. Ci sbrighiamo perché una cosa che devo far vedere è come si fa il cosiddetto Muji Impact, perché è una tecnica che ci servirà tantissimo per il completamento di questo evento. Non esiste soltanto questa come tecnica, ma tra virgolette è la più utilizzata o comunque utilizzabile per venirci incontro. Mi avvicino qui e vi faccio vedere come si deve completare, come si deve realizzare questa mossa. Praticamente noi dobbiamo andare a colpire una carta. Colpiamo l'avversario e subito slidiamo in avanti. Ci avviciniamo e colpiamo con un'altra carta. Subito slidiamo in avanti, ci avviciniamo e colpiamo con una carta. Subito slidiamo in avanti. Vedete? In questo modo mo l'avversario non ci può attaccare perché ovviamente siamo nel try, ma in questo modo l'avversario non riuscirà ad attaccarci nonostante il drop di combo. Quindi noi cominciamo sempre una combo nuova, ma comunque l'avversario non ci potrà attaccare. Questo è il Muji Impact. Come vedete, dobbiamo slidare in avanti con il dito già quando sta per finire l'attacco, quindi no, quando abbiamo finito, in modo tale da recuperare Vanishing, recuperare Ki e rendere le combo molto più lunghe, quindi pescata carte, eccetera. Va da sé che il tempo scenderà più velocemente, quindi dobbiamo gestirci bene la situazione. Attenzione ragazzi, questa tecnica non funziona con Goku Ultra Istinto, quindi nello stage dove c'è Goku Ultra Istinto, perché? Perché quando lui potrebbe entrare in campo rischieremmo di fargli attivare l'auto-vanishing, mentre con tutti gli altri state tranquilli perché non esiste nessun cover change, ovviamente sulle strike o sulle blast, perché perdiamo combo ogni volta che andiamo ad attaccare, però questa tecnica ci potrà tornare totalmente, assolutamente utile. Prima di cominciare vi dico che questi sono degli estratti live dalle ultime tre live, compresa quella di questa mattina, sempre sul tubo, sempre su YouTube, e vi faccio vedere semplicemente alcuni esempi su come completare la battaglia. Ragazzi, è ovvio che non abbiamo tutti gli stessi team, non abbiamo tutte le stesse stelle e le stesse unità, è complicato potervi dare un consiglio univoco. Io vi posso dire che se avete Kidd sicuramente provatelo a mettere nel team. Kidd Zenkai è fondamentale per completarlo con un DB Saga, perché se non avete lui dovete veramente mettere un altro personaggio, ci può essere Demon King Piccolo, ma se non avete neanche lui, ragazzi, veramente avete grandi difficoltà. Ovviamente escludiamo il fatto che voi abbiate trovato i nuovi personaggi, perché con quelli nuovi si fa molto più facilmente. Però diversamente da quello che vi posso dire è il primo consiglio assolutamente molto molto utile, e il secondo consiglio, se vi trovate una run che avete fatto che vi sta andando molto bene, ma fate un errore e vi uccide un personaggio, prima che entri in campo il nuovo personaggio vostro, resettate il gioco, cioè chiudete e riapritelo nuovamente e premete su sì, in modo tale da poter ricominciare dal punto in cui eravate, una sorta di checkpoint. Anche se fate conto, vi mancano 2 o 3 secondi per completare la missione del tempo, dei 90 secondi, di quello che sia, e potete fare una carta diversa prima che vi chiuda il gioco, o comunque prima che voi chiudete il gioco, vincete o perdete, chiudetelo voi direttamente, resettate e riaprite il gioco in modo tale da ritrovarvi con una sorta di checkpoint per poter riprovare nuovamente. Cominciamo a vedere innanzitutto la prima battaglia. La prima battaglia è quella appunto che vediamo contro Ciampa, Goku Super Saiyan Blue e Goku Ultra Istinto. Io in questo caso ho fatto questo team con Black, Cell e Kidku. Come vi ho detto nell'intro, fate attenzione al Muji Impact perché in questo caso potreste incappare nel cover su Goku Ultra Istinto. In questo caso appunto non andrebbe in cover naturalmente come succede di solito, ma si beccherebbe l'auto vanish, quindi molto fastidioso, perdiamo combo e rientra l'avversario. Tra l'altro Goku Ultra Istinto è un personaggio davvero davvero molto forte, fa tantissimi danni. Comunque questa è la battaglia di base, non dovremmo avere enormi problemi, più che altro a livello ovviamente temporale. Questa è la cosa che ci dà più fastidio. Vedete che in questo caso ci va in auto vanishing perché il bot non può perdere la combo, cioè non può andare in cover o fare qualsiasi altra cosa perché c'è l'auto vanishing di Goku Ultra Istinto. La cosa bella è Black, ragazzi. Se avete Black, lui vi aiuterà tantissimo, soprattutto nella parte iniziale, ma anche Kidku fa davvero tantissimi tantissimi danni, quindi mi raccomando, cercate di gestirvi al meglio la situazione. Qui vabbè, ovviamente ci prendiamo gli attacchi da parte di Goku Ultra Istinto. Sono tentato anche di andare un po' avanti per cercare di non far vedere tutta la battaglia, ma quello che dovete capire è esattamente questo. Al di là del team o altro, dovete cercare di fare per la missione del Rising Rush, cioè di fare Rising Rush con tanto danno, lo vedremo subito dopo questo scontro,
cercate di rimanere con un solo avversario, che voi ne abbiate 3, 2 o 1, cercate di rimanere con un solo avversario, con un personaggio di colore a favore. Ovviamente se non riuscite la prima volta non demordete e continuate a provarci. Quindi non fatevi grandissimi problemi, però rimanete col colore a favore per dirvi se SL è un personaggio che fa danni maggiormente con le blast, perché gli avete dato anche degli equipment blast, è inutile che vi fate il Rising Rush con il personaggio che ha una mano full strike, perché andate a fare meno danno, quindi cercate di avere anche una mano maggiore di carte che possono aiutare quel determinato personaggio, come ad esempio in questo caso Kitku. Se avessi avuto la possibilità di fargli il Rising Rush con la barra A2 come adesso, la barra verde, aveva una mano full strike, sarei potuto andare di Rising Rush tranquillamente a fargli maggior danno. Per finire con i tempi, ragazzi, nei tempi ci siamo più che altro, come vedete anche da qua. Non è molto complessa la battaglia, cercate semplicemente di gestirvi bene il più possibile quelle che sono le vostre carte in mano, di switchare nel momento giusto con i colori a favore e quindi a quel punto andate tranquillamente a completarvi la missione. Questa è la difficoltà più facile, come vedete anche da qua abbiamo eliminato Goku entro gli 80 secondi e abbiamo portato a termine la missione. Se switchiamo un pochino, andiamo avanti, possiamo vedere come abbiamo completato anche la seconda, sempre la prima difficoltà, ma in un altro modo, con un altro team, in questo caso con un Rival Universe, con Bergamo, Jiren e Ciampa, quindi un altro team volendo, e in questo caso appunto andiamo a farci eliminare il più possibile i nostri alleati per essere certi di poter poi andare a fare un Rising Rush verde su blu con il massimo dei, massimizzando appunto i danni. Quando rimaniamo con Jiren, praticamente i danni sono infiniti, togliamo il Vanishing in modo da andare sicuri su Rising Rush. Jiren, Rising Rush, è inutile che ce lo guardiamo tutto quanto, andiamo a vedere solo e soltanto i danni che va a fare. E guardate qui i danni che fa, 10 milioni, e penso che ci siamo assolutamente. Passiamo invece all'evento un po' più complesso. Evento un po' più complesso, l'evento Hard, con Trunks, Vegeta e Gohan. In questo caso io l'ho portata, quindi fatte le dovute premesse dei team che possono essere utilizzati o meno. Il Team Future va bene, il Team Fusion va bene, dovete solo cercare di farle andare un po' meglio queste run. Per dirvi, io sto adesso sono stato fermo per aspettare con la carta verde 5 secondi, li ho buttati, mi è entrato in combo, mi ho buttato 9 secondi o comunque prima di toccarlo 10 secondi. Questa è una run che potenzialmente è partita male e quindi potreste aver bisogno di rifarla, o comunque se la continuate pensando di che possa andare bene, magari vi ritrovate di aver ritardato di 10 secondi, quindi in questo caso ovviamente può aver senso ricominciare direttamente senza perdere tempo, o se no prendete confidenza e cercate di attaccare l'avversario per vedere chi è che prende più danni, in che condizioni, eccetera. Un'altra cosa, ricordatevi i personaggi che rimanendo in campo, più stanno in campo più fanno danno. Mi vengono in mente a memoria Kitku e Goku Ultra Istinto. Se avete questi potrebbero essere un'arma a vostro favore, perché rimangono molto tempo in campo, soprattutto col Muji Impact, soprattutto Kitku che ha un grande recupero del Vanishing, quindi vi potrebbe servire tantissimo. Altri consigli da questo punto di vista non mi sento di darne: cercate di entrare in combo il prima possibile, cercate di massimizzare i danni e di piazzare il Rising Rush nel momento giusto. Di completare senza Rising Rush, ragazzi, penso che quella sia la sfida più semplice di tutte, e completarlo magari entro un certo tempo che può darci qualche problema, ma non vi preoccupate perché quello piano piano riuscirete a farlo. Questo è il team che ho scelto io, che funziona quasi sempre, un giallo-giallo-blu, o meglio, in questo caso un giallo-blu-blu, soprattutto se avete sia Hit che Broly a 6 stelle, ma per quanto riguarda altri team, come ho detto, funziona bene un Future, funziona bene anche un Fusion volendo, ma dipende molto dai vostri personaggi. Andando qui, appunto, continuando, Kitku fa dei danni enormi, quindi andiamo a completare la battaglia tranquillamente. Andiamo a completarla in questo modo. Noi qua non stavamo a pensare ai 90 secondi perché l'avevamo già fatto, non stavamo minimamente pensando a quello, però l'abbiamo comunque completata, la siamo riusciti a portare a casa, come vedete. E Kitku il suo ruolo lo fa assolutamente e senza nessun tipo di problema. Passiamo invece a questo punto all'ultima run, che è quella che è uscita appunto oggi, che ho fatto appunto in live su YouTube. In questo caso l'ho dovuta fare, non dico tante volte, l'ho fatta qualche volta in più, perché l'avversario, il bot in questo caso, è un pochino più scomodo e è più facile, diciamo, che ti perda la combo. Anche se entra, ti perde comunque la combo e spesso non ti fa l'ultimate nonostante l'abbia caricata, quindi è un po' più permissivo, e qui è anche per questo
stesso e molte persone dicono sia più facile questa difficoltà, la difficoltà screen, che la difficoltà hard. Sempre stesso discorso anche con Gohan prima, il nuovo LF che è uscito Future, attenti alle blast. In questo caso abbiamo provato, questa è stata l'ultima run che abbiamo fatto, abbiamo provato con un Fusion, io ho Blugito a 2 stelle, Kefla a 13 o 12 stelle e Gogeta Extreme a 3 stelle. Siamo riusciti a completarla nel tempo necessario, incredibile, ma siamo riusciti a completarla nel tempo necessario. Il Future con il Fusion con il diciamo con questo Muji Impact ha un recupero ki maggiore, riusciamo a fare delle combo molto molto lunghe grazie a Kefla, grazie a Vegeta eccetera, e tra l'altro il piccolo anello debole a mio avviso è stato anche Gogeta Extreme, soltanto che lui ogni volta fino a un massimo di 4 switch vi dà quel 40% cancellabile, ma sempre il 40% quando switch è un 10% fino a un massimo di 40 per il team, quindi per gli altri due, e sicuramente ragazzi una grandissima mano ce la dà. Continuando quindi a combattere, continuando quindi a switchare, stare attenti ovviamente a farci colpire, ce la possiamo fare senza ombra di dubbio. Una cosa, attenzione con i colori, cercate subito di cambiarvelo il colore. Per quale motivo? Perché io mi ritrovo in questo match soprattutto a fare switch nel momento peggiore. Quindi se sto rosso, se sto blu contro rosso o comunque blu contro il blu, quando vorrei utilizzarlo contro il rosso, poi magari switcho il verde per utilizzarlo contro il blu, quindi Kefla contro Broly, e lui mi switcha all'istante Freezer. Quindi state attenti, cercate di massimizzare al meglio o comunque essere più efficaci con gli switch. Detto questo ragazzi, la battaglia prosegue, va avanti, cerchiamo di fare il Rising Rush quando abbiamo la possibilità, cioè se non ce lo richiede la missione di non farlo. Cerchiamo di fare il Rising Rush e toglierci dalle scatole Freezer, perché è molto scomodo, devo essere sincero, come personaggio è molto scomodo. Tolti poi gli altri due, sia Gogeta che Broly, l'unica cosa è che con il Muji Impact, quindi con questa tecnica che vi ho fatto vedere prima, la scomodità è che su Gogeta potrebbe avere qualche problema, perché lui si mette in posa con la carta verde e vi evita le strike e vi riparte in combo, e lì potrebbe essere fastidioso. Vedete qui appunto entra Gogeta nel momento sbagliato proprio contro Blu, quindi contro Broly. Ma detto questo, voi dovete semplicemente mantenere la concentrazione, switchare, fare attacchi, cercare di approfittare delle carte verdi quando è il caso di approfittarne, e senza molti problemi andrete a completare la vostra challenge. Diciamo, portiamoci avanti nel tempo per cercare di mostrare prima possibile queste cose. Ci lascia anche Gogeta Extreme, riusciamo a sopravvivere senza nessun problema. E continuiamo a colpire, prendiamo con Veget, con Blugito Broly. Non c'era problema, in realtà noi mi sa che questa la dovevamo fare senza il Rising Rush. Tiriamo giù, 49 secondi, mancano 49 secondi, andava completato in 360. Rimaniamo totalmente nei tempi ragazzi e l'andiamo a chiudere con la nostra Kefla contro l'avversario. Spero di avervi dato tutti gli aiuti possibili, ripeto, è difficile potervi dare un team univoco per completare questa battaglia, perché dipende anche molto da come voi ve la possiate andare a gestire. Soprattutto l'ultima battaglia dovete essere concentrati, cercare di switchare al momento giusto, sfruttare quello che vi ho detto, che vi ho dato come consiglio, e per il resto ragazzi dovete cercare di provarlo il più possibile. Si può completare anche volendo con un Future con Trunks Zenkai, quello Legends Rod, ma non lo consiglio a livello di tempismo, perché di tempistiche più che altro, perché non è molto forte a danni. Fatemi sapere se ci siete riusciti, e per quanto riguarda i ticket ragazzi ancora non abbiamo idea a che cosa servono. Ciao!